CGIL, CISL e UIL si sono ritrovati all'ingresso della clinica Sant'Anna per sensibilizzare la popolazione e le amministrazioni in merito al mancato rinnovo contrattuale dal 2007. La Lombardia può vantare un ottimo servizio sanitario che è costituito sì da strutture pubbliche e private, ma soprattutto da un capitale umano costituito da ausiliari, OS, tecnici, infermieri e professionisti dal vario profilo che si prendono cura di chiunque abbia bisogno di assistenza ogni giorno 24 ore su 24 con una responsabilità civile e penale costante. Dal 31 dicembre 2007 il loro contratto è scaduto e il rischio è che diventino dei fantasmi. La perdita del potere di acquisto in questi 6 anni e mezzo è pari al 10%. Il fatto che strutture con un bilancio positivo investano nelle attrezzature e negli edifici è un dato positivo. Il grosso del problema è che di contro non offrono ai dipendenti un adeguato riconoscimento. Ai nostri microfoni Stefano Ronchi, funzionario CGIL, spiega la ragione della manifestazione. Siamo in clinica Sant'Anna perché stiamo chiedendo il rinnovo del contratto della sanità privata che manca ormai da 6 anni e mezzo. Un lavoratore che ha un salario di un infermiere di circa 1.350 euro ha perso circa il 10% di potere di acquisto. La mobilitazione di CGIL, CISL e UIL ha portato che già un'associazione, l'AIOP, ci darà un tavolo regionale a partire da settembre, mentre l'ARIS ci sono dei contatti, che è l'Associazione Cattolica della Sanità Privata, stiamo ancora discutendo di poter aprire questo tavolo. I lavoratori ovviamente dopo 6 anni e mezzo in un periodo di crisi sono ovviamente stanchi, ma soprattutto non riescono ad arrivare a fine mese. Sono salari nettamente al di sotto della media europea e quindi il sindacato si mobilita anche perché non vorremmo che diventassero dei fantasmi contrattuali. Fanno un lavoro socialmente e professionalmente utile, sono il diritto alla salute del cittadino. Ad esempio qui stanno facendo i datori di lavoro investimenti di notevole consistenza, ma non pagano da 6 anni e mezzo il nostro l'aumento paga base tabellare del nostro contratto. Angela Cremaschini della CISL Funzione Pubblica illustra come CGIL, CISL e UIL sperino di raggiungere gli obiettivi che si sono preposti. Vogliamo insieme, unitariamente, fare un certo percorso che non è oggi è solo uno degli incontri, delle manifestazioni che stiamo svolgendo, ma ne abbiamo già fatte altre in un recente passato, perché 6 anni e mezzo, quasi 7, di non rinnovo contrattuale sono lunghi e pesano fortemente sui lavoratori. Quindi posso dire che abbiamo fatto già una serie di manifestazioni di sensibilizzazione della popolazione. Abbiamo cercato di dare voce ai lavoratori attraverso ad esempio un attivo dei delegati unitario CGIL, CISL e UIL proprio su questo tema e una manifestazione il 21 di maggio a Milano. Troviamo aziende che investono fortemente, questo lo vediamo all'interno nella ristrutturazione, nel cercare di stare sul mercato, investono un pochino meno sul capitale che secondo me è quello più importante, che è il capitale umano, i lavoratori. Andrea Ricco della UIL spiega la proposta che metteranno sul tavolo di discussione. Oggi siamo qui a sollevare la questione salariale dipendente della sanità pubblica davanti a un'associazione, la Clinica Sant'Anna, che è un'associazione aderente all'AIOP. Perché? Perché chiediamo che ci sia questo rinnovo contrattuale con dei contratti anche a livello locale, una contrattazione locale, perché il rinnovo contrattuale significa risorse disponibili ai lavoratori, perciò miglioramento anche della qualità, perché tagliare continuamente sui lavoratori vuol dire demotivare, ma soprattutto una carenza di qualità assistenziale nella sanità privata. Vedete anche il caso della Maugevi delle settimane scorse. Dunque chiediamo che ci siano questi tavoli a livello locale per aprire la contrattazione. Abbiamo un'apertura da parte dell'ARIS locale, l'AIOP invece continua a negarci gli incontri e soprattutto non è disponibile. Credo che si creerà un problema nel momento in cui eventualmente l'ARIS locale dovesse sottoscrivere, vorrei capire come l'AIOP e soprattutto Clinica Sant'Anna, città di Brescia, aderenti a questo gruppo, dovessero rifiutare.